sono scesi tra gli applausi scroscianti dei volontari 67 migranti salvati al largo delle coste libiche e approdati intorno alle 8:15 alla banchina 19 del porto di Ancona, a bordo della nave umanitaria Ocean Viking, tutti uomini, per lo più di origine siriana, tra loro solo 7 minori, di cui 3 non accompagnati. Li abbiamo visitati tutti e non ci sono stati particolari problemi. Una lombalgia, ustioni al sedere da benzina e acqua di mare, e poi ci abbiamo 4 casi di scabbia, insomma la situazione è comunque abbastanza tranquilla. Non c'erano donne o bambini molto piccoli, ma i minori erano di 17 anni almeno dichiarati, per cui erano grandi insomma. Le operazioni di sbarco si sono concluse in poco meno di 2 ore ad accogliere i migranti 25 volontari della Croce Rossa Italiana con 4 ambulanze, 3 mediatori linguistici, 4 medici e 4 infermieri, oltre a vigili del fuoco e forze dell'ordine coordinati dal prefetto Saverio Ordine e dal questore Cesare Capocasa, presente sul posto anche il vice sindaco Giovanni Zinni. Esattamente, ci sono 9 nazionalità, nettamente prevalente quella siriana, mi pare una circa 40 profughi, una macchina che funziona molto molto bene, come voi ben sapete. Certamente è uno sbarco meno ingente di quello dell'altra volta, però tenete sempre presente che dal punto di vista qualitativo le criticità sono sempre le stesse, cioè bisogna dare la stessa eccezionale prestazione in termini di sicurezza, in termini sanitari, in termini di riconoscimento. Dopo l'accoglienza, i controlli sanitari e l'identificazione che avverrà nell'impianto sportivo Polinelli della zona Baraccola, i migranti verranno trasferiti tra l'Emilia Romagna e la Basilicata, ad eccezione dei 3 minori non accompagnati che saranno accolti nel centro SAI di Ancona. Previsto per lunedì un altro sbarco, questa volta a Genova. Saranno tra i 21 e i 30 i migranti che verranno trasferiti nelle Marche.